Creare delle mascherine partendo da un tessuto bianco, come ad esempio una vecchia maglietta di cotone, è molto facile, soprattutto perché grazie alla natura si possono personalizzare in modo unico e inaspettato. Vediamo quindi come procedere per creare una mascherina eco printing. Per la pulizia dei tessuti servirà dell'acqua, preferibilmente a pH neutro. Va benissimo quella piovana, altrimenti quella del rubinetto. Serviranno inoltre del sapone neutro e del carbonato di sodio, conosciuto come soda solvay. Dopo aver versato l'acqua, si aggiunge quindi un cucchiaio di sapone neutro e un cucchiaio di carbonato di sodio, mescolando bene il tutto. Dopodiché si possono inserire i tessuti in pentola facendoli impregnare bene. Ed infine si mette il tutto sul fornello a fuoco basso a sobbollire per circa 2 ore. Questo garantirà una buona pulizia dei tessuti da eventuali sostanze che si trovano specialmente su quelli nuovi appena acquistati e che potrebbero impedire la stampa delle foglie o la presa del colore. Passate le 2 ore, si lascia raffreddare un po' e già quando è tiepido, una temperatura che garantisca di maneggiarlo, si può tirare fuori dalla pentola il tessuto aiutandosi con il cucchiaio e strizzarlo utilizzando i guanti, data la presenza del carbonato di sodio e la temperatura del capo. Dopo averli ben strizzati, si può utilizzare acqua pulita e risciacquare. Ed infine stenderli fino a completa asciugatura. Per ricavare i pezzi necessari per fare la mascherina serviranno un piatto, una matita e una forbice. Si capovolge il piatto segnando tutta la circonferenza sul tessuto. Si taglia seguendo il tratto e ottenendo così il cerchio di stoffa. Successivamente si taglia a metà e poi ulteriormente a metà ottenendo così 4 pezzi. Si uniscono assieme prima 2 pezzi e poi gli altri 2, tenendo comunque conto del verso. E si uniscono tra loro cucendo il bordo arrotondato con ago e filo, a mano oppure a macchina, ottenendo così la parte anteriore e la parte posteriore della mascherina. Per la stampa serviranno delle foglie, dei fiori, ma vanno benissimo anche dei pezzi di corteccia oppure bacche e frutti. Ho utilizzato foglie di acero, dei fiori di violette quasi sfioriti, la foglia di un'ombrellifera che non ho ancora identificato precisamente, delle foglie di ortica, dei fiorellini di Anagallis arvensis, una foglia di grespino, dei trifogli, foglie di fragola e foglie di rosa. Tutte le foglie vanno inserite nel mordente. Io ho utilizzato la soluzione ferrosa fai da te, lasciandole a mollo per circa mezz'ora o più. Alle altre foglie ho aggiunto anche foglie di ciliegio, foglie di un altro tipo di rosa, foglie di cotone aster e foglie di ligustro. Aiutandosi con un bastoncino si distribuiscono per bene nel mordente. Consiglio comunque, prima di utilizzare mordenti e altre soluzioni, di indossare dei guanti. Per la prima stampa nebulizzo acqua e sale sul tessuto prima di applicare le foglie. Dopodiché si posizionano foglie e fiori. Le ho applicate appoggiando la parte superiore sul tessuto, ma vi consiglio anche di provare a stenderle appoggiando la pagina inferiore delle foglie, e dopo vedremo il perché. Alla fine ho cambiato l'ordine di alcune foglie. Comunque ho applicato acero, ortica, trifoglio, violetta, cotone aster e una fogliolina di ligustro. Ho preparato un pezzo di pellicola ricurvo in modo da separare le 2 parti del tessuto e ho poi applicato le foglie sulla pellicola. Dopodiché ho piegato il tessuto al di sopra della pellicola e delle foglie pressando bene il tutto.
A questo punto serviranno o dei pezzi di legno rotondi oppure i rotoli della pellicola o della carta da forno finiti. Ne ho tagliato uno a metà. Si posiziona su una delle estremità del tessuto, lo si arrotola attorno e con dello spago si lega ben saldo il tessuto al rotolo. Per la seconda stampa invece ho nebulizzato acqua e aceto sul tessuto prima di applicare le foglie. Allo stesso modo si sistemano le foglie prescelte sul tessuto applicando successivamente la pellicola e di nuovo le foglie, piegando poi il tessuto e pressando bene. Ho utilizzato foglie di acero, rosa, l'ombrellifera, petali di violette e il fiore di Anagallis, ligustro, ciliegio, ortica e una violetta. Si avvolge poi il tessuto sul rotolo, si lega con lo spago e anche il secondo è pronto. Essendo cavo il rotolo, ho inserito del fil di ferro che ho piegato, creando così degli agganci per poter appendere i rotoli alla pentola. Nel frattempo si prepara una pentola riempiendola d'acqua fino a metà e mettendola sul fuoco a scaldare. I tessuti si possono cuocere sia immergendoli in acqua, sia al vapore. Io ho scelto il secondo metodo, al vapore, per cui ho agganciato i rotoli e chiuso il coperchio, e si lascia bollire per almeno 2 ore. Passate le 2 ore ho spento il fuoco, ma ho lasciato raffreddare i tessuti per un giorno intero chiusi nella pentola. E il giorno dopo li ho tirati fuori e li ho srotolati. Questo è il risultato della stampa dopo aver nebulizzato acqua e aceto. Questa stampa non mi convince tantissimo, i bordi delle foglie non sono rimasti con un contorno bello nitido, ma al contrario in alcuni punti sono sbavati, specialmente le foglie di rosa e di acero. La foglia di ombrellifera praticamente si nota appena, dell'ortica solo il contorno di una piccola parte, l'anagallis non si vede, come alcuni petali di violetta, mentre uno si nota, la violetta grande invece ha lasciato un alone grigio e i contorni. Il ligustro invece ha dato un buon risultato, anche se non troppo marcato, e anche il ciliegio non è malissimo. Questo invece è il risultato della stampa ottenuto dopo aver nebulizzato acqua e sale. A differenza della stampa con acqua e aceto, questa è un po' più precisa. La foglia di fragola è venuta benissimo, con tutti i bordi impressi precisamente e nitidi. I petali di violette hanno lasciato un marchio nero, mentre ancora una volta l'anagallis non si vede e l'ortica non si nota neppure. La foglia di ciliegio è rimasta impressa ma si nota appena. Dall'altra parte la foglia di acero è venuta molto bene, un colore nitido senza sbavature. Si notano bene anche la violetta con i contorni precisi neri e il trifoglio con contorni neri e stampa bianca. L'ortica invece non si vede. Il cotone aster si vede appena e la foglia di ligustro o rosa ha lasciato un marchio nero. Di queste due tecniche comunque non mi piace tanto il fatto che però il tessuto sembri macchiato. Per la terza stampa utilizzo invece semplicemente le foglie mordenzate un giorno su tessuto completamente asciutto senza pretrattamenti. Ho posizionato 2 foglie di acero sempre con la pagina superiore rivolta verso il tessuto e una foglia di rosa, mentre dall'altra parte dopo aver messo la pellicola ho utilizzato una foglia composta di rosa, sempre con la parte anteriore rivolta verso il tessuto. Si chiude, si pressa bene e si arrotola sul rotolo legando con lo spago. La quarta stampa è differente. Utilizzo un pezzo di stoffa arrotondato come i pezzi della mascherina da ammollare precedentemente nel mordente e poi delle foglie asciutte.
non mordenzati in precedenza. Ho posizionato due foglie di acero, una foglia di rosa e una di trifoglio. Dopo aver posizionato le foglie, si strizza un po' il tessuto mordenzato, non troppo comunque, e si posiziona precisamente sulla metà già preparata. Quindi si sistemano anche le altre foglie sul tessuto. Ho utilizzato sempre lo stesso tipo di foglie. Si chiude l'altro lato di stoffa e si pressa bene. E come sempre si avvolge sul rotolo, legando con lo spago, e si inserisce il fil di ferro per agganciarli alla pentola. Intanto, dopo aver riempito la pentola a metà, si scalda sul fuoco e si posizionano i rotoli per la cottura sempre al vapore, ancora 2 ore di bollitura e raffreddamento di un giorno. Questa è la stampa senza pretrattamenti al tessuto, utilizzando solo le foglie mordenzate. Mi piace molto come risultato. La stampa nera degli aceri con il color ruggine a chiazze è quello che preferisco. Anche la stampa della rosa è molto bella, solo che sono molto curiosa di provare la stampa della pagina inferiore della rosa. Sulla pellicola sembrava molto interessante, risaltavano specialmente le venature. Questa invece è la stampa con il panno mordenzato nel mezzo. Anche questo è un bel risultato. In questo caso, essendo le foglie non trattate, dovrebbero lasciare lo stampo bianco. Alcune foglie lo hanno fatto, altre invece no. Come sempre l'acero ha dato il suo massimo. Quelle più grandi hanno lasciato la stampa specialmente della venatura. Molto bella anche la stampa dei trifogli. Solo che ho scoperto proprio con questo metodo che il retro delle foglie crea una stampa davvero bella, un marchio nero nitido che rappresenta la foglia perfettamente. Quindi consiglio di sperimentare tantissimo con le foglie. Il risultato varia molto in base al tipo di foglie, di mordente utilizzato, di tessuto e di tecniche. Si tratta semplicemente di sperimentazione. A questo punto i tessuti si possono stendere ad asciugare. Dopo averli asciugati, questi sono i risultati delle stampe, davvero molto interessanti. A questo punto si può preparare dell'acqua con del sapone neutro e lavare i tessuti per la prima volta, per poi farli asciugare nuovamente, per procedere poi con la creazione delle mascherine. Per fare la mascherina servono 2 dei tessuti stampati. Vanno posizionati uno sopra l'altro con la parte stampata verso l'interno. Si procede quindi cucendo la parte superiore e la parte inferiore, fermandosi però lasciando un triangolo libero alla fine. Se si vuole si può cucire anche il filo metallico da stringere sul naso. Io ho riutilizzato uno di quei laccetti per chiudere i sacchetti, ripiegando le estremità 2 volte in modo da non lasciare scoperte le punte metalliche. Ci ho cucito sopra un pezzetto di stoffa per renderlo meno fastidioso e una volta capovolto il lavoro questo è il risultato. Adesso è il momento di sistemare i triangolini laterali. Si lavora ancora all'interno della mascherina. I triangoli avanzati serviranno per sistemare gli elastici. Per lo scopo va lasciato un piccolo spazio tra le 2 cuciture già presenti e quella che andremo a fare. Si cuce qui in modo da far passare l'elastico nei 2 punti. E si inserisce poi l'elastico. Dopo aver inserito l'elastico si può decidere di cucire le 2 estremità lasciandole all'interno
oppure mantenere fuori le estremità e fare dei nodi in modo da regolarli al momento. Questa volta, per l'ultimo angolo, si lavora con la mascherina nel verso giusto. Si portano all'interno i triangoli di stoffa. Si fa il primo punto dall'interno verso l'esterno e poi si cuce in questo modo, mandando l'ago da una parte all'altra, ma sempre rimanendo all'interno, per evitare che si veda la cucitura da fuori. Consiglio anche di posizionare già l'elastico, sia per avere le misure giuste, sia per evitare di doverlo inserire poi. Si continua a cucire, uscendo di tanto in tanto per tirare il filo, e ovviamente è meglio fare più giri per poi terminare con la chiusura. E questo è il risultato. Le mascherine sono pronte, con l'elastico da legare all'esterno oppure cucito all'interno, ma si possono anche cucire alla mascherina facendoli passare dietro la testa, ma io preferisco gli elastici in questo modo. Questa è un'ottima idea per creare delle mascherine reversibili inoltre, utilizzabili sia da una parte che dall'altra. L'eco printing è un'arte meravigliosa, utilizzando ciò che offre la natura per creare un qualcosa di personalizzato e soprattutto unico. Dalle foglie ai fiori, dalle bacche alle cortecce, basta sperimentare. Ma oltre all'eco printing, alcune parti delle piante si possono anche trasformare in tinture, con cui si possono colorare i tessuti con colori altrettanto unici. Ogni periodo dell'anno offre diversi modi per sperimentare, offrendo foglie cadute, frutti maturi, radici e tanto altro. Quindi che aspetti? Provaci anche tu e fammi sapere nei commenti com'è andata. Ti ricordo inoltre di lasciare un bel like se il video ti è piaciuto, di iscriverti al canale se ancora non lo sei, di attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e di disseminare i miei video sui social anche per aiutare il canale a crescere.